Dove hai posizionato il tuo tavolino? Ah, in mezzo alla carreggiata. Perché? Ma è perché? Per far capire dove il ristoratore non arriva con gli spazi esterni, il ristoratore se li può prendere o, diciamo, le può mettere in atto. Ha apparecchiato uno dei suoi tavolini con una tovaglia rossa e poi lo ha posizionato nel bel mezzo della strada. Ci troviamo in via Fiorentina, una delle arterie più trafficate della città di Arezzo. Un'immagine che parla da sola, con la quale Luca, uno dei molti ristoratori che purtroppo non ha spazi all'aperto, ha voluto esprimere tutto il suo dissenso. È una pseudoprotesta perché, chiaramente, ti ripeto, come tutti i ristoratori non hanno posto all'esterno, noi abbiamo cercato di trovarlo. Dal 26 aprile, infatti, in zona gialla, i ristoranti potranno finalmente riaprire, o meglio, avere clienti che consumano seduti, ma si potrà fare solamente apparecchiando all'esterno, per tutti gli altri invece ancora a sporto. No, penso il 50%, vedo il 50% perché chi ha nelle città, chiaramente, che sono a marciapiede, perché non tutti i ristoranti lo si costruiscano per il pranzo, per la cena o per l'esterno solamente per l'interno. A questo punto Luca, come tutti gli altri ristoratori che non hanno spazi all'esterno, dovranno ancora attendere almeno sino a giugno, quando pare che i ristoranti potranno riaprire anche all'interno. Rischiano di non ripartire tanti ristoranti? Ma io penso proprio di sì. Io ho fatto fuori un conto corrente, cosa che non mi verrà mai più restituita. Sicché volevo dire, più di così cosa devo fare? Ho investito per lo Stato, ti rendi conto l'assurdità?